Bene, continuiamo il nostro studio sulle funzioni, andando ad esaminare due concetti particolarmente importanti, che sono quello di dominio della funzione e del segno della funzione. Cosa si intende per dominio di una funzione? Noi stiamo parlando ovviamente di funzioni analitiche, cioè esprimibili con un'espressione che comporti determinate operazioni matematiche. Il dominio della funzione, detto proprio che più terra a terra non si può, è l'insieme dei valori che posso attribuire alla grandezza x in modo tale che la funzione sia calcolabile. Se ho la funzione esprimibile in questo modo, y uguale a f di x, dove la f esprime una procedura di calcolo, ok? Al posto della x posso mettere tutta una serie di valori, di numeri, che rendono la y calcolabile. A seconda di come è fatta la f, non sarà possibile dare a x qualsiasi valore, ma alcuni sì e altri no. Ok? Quindi il dominio è l'insieme dei valori della grandezza x che rendono calcolabile y. Detto in simboli, il dominio, fatemelo scrivere come D o M, perché tra un poco D avrà un significato diverso, della funzione f è l'insieme dei numeri reali x appartiene generalmente a R, tali che esiste y uguale a f di x, anch'esso reale. Ok? Y uguale a f di x appartiene ad R. Non si legge? Lo riscrivo, non c'è problema. Nessun problema. Allora, il dominio della funzione f è, ripeto, l'insieme dei numeri x reali, appartenenti all'insieme dei numeri reali, tali che esiste y calcolabile come f di x, anch'esso appartenente a R. Se esiste, vuol dire che posso calcolarlo, perché altrimenti non esisterebbe. Okay. Facciamo subito un esempio semplice. Prendiamo una funzione che abbiamo visto un miliardo di volte. Se y è uguale a 2x più 1, quindi è una retta nel piano cartesiano, ok? Questa funzione com'è fatta? Questa è la nostra f di x. La f in questo caso è composta da due operazioni, moltiplico x per 2 e poi aggiungo 1. Queste operazioni posso sempre farle, qualunque numero io metto al posto della x, posso sempre prendere il doppio e aggiungere 1. Non ci sono valori della x vietati, cioè che comportano un'operazione che non si può fare. Quindi il dominio di questa funzione è tutto R, cioè qualsiasi x reale. Posso sempre calcolarlo. Ok? È tutto chiaro? Quindi il dominio è tutto R. Perfetto. Oppure il risultato se quando cerco il dominio, ecco, questa è una buona domanda. Se cerco il dominio, il risultato è questo. Perché? Perché non ci sono operazioni vietate in questa funzione. Moltiplico per 2, sommo 1. Facciamo un esempio in cui non è proprio così. Un altro esempio. Prendiamo quest'altra funzione. 1 fratto x meno 1. Questa è una funzione analitica, algebrica, razionale, fratta. Il fratta
è quello che ci accende un campanello d'allarme, perché essendo un denominatore, siccome c'è una x al denominatore, tutto ciò che annulla il denominatore è vietato, perché non potrò mai dividere 1 per 0. Ok? Qui ho il dominio della mia funzione, è fissato dal fatto che il denominatore x-1 deve essere diverso da 0. Quindi x deve essere diverso da 1, perché se x è 1 il denominatore si annulla. Quindi il dominio della nostra funzione sarà tutti i numeri reali a cui tolgo 1, o se preferite, tutti gli x appartenenti a R, tale che x sia diverso da 1, perché 1 annulla il denominatore. Quello che succede quando x non è 1 ma è molto vicino a 1 sarà l'oggetto del prossimo argomento. Cioè, lì ci serve uno strumento fondamentale che è quello dei limiti, che vedremo prossimamente. Per adesso limitiamoci a stabilire che il fatto che 1 è vietato. Ok? Nella scelta di come procedere nella ricerca del dominio è fondamentale aver fatto, per esempio, l'identificazione della classificazione della funzione. Perché nella funzione precedente, questa, ho saltato il punto, ma dovevamo classificarla, la funzione è una analitica algebrica intera razionale. Intera non ci sono denominatori, razionale non ci sono radici. Quindi è un polinomio di primo grado. I polinomi sono sempre calcolabili. Quindi qualunque polinomio avrà sempre come dominio tutto R, perché le operazioni che mi consentono di calcolare la y quando f di x è un polinomio, sono tutte operazioni possibili. Non ce ne saranno mai di vietate, perché non mi mancano denominatori, non ci sono radici. Nell'esempio 2, invece, quando ho un denominatore, funzione fratta, il denominatore mi dice attenzione, perché il denominatore non può esserci 0. L'algebra lo vieta. Allora mi chiedo, c'è qualche numero, qualche valore della x che annulla il denominatore? Sì, l'1. Questo va vietato, va escluso dal dominio. Quindi potrò calcolare questa funzione per tutti i numeri più grandi di 1, per tutti i numeri più piccoli di 1, ma non in 1. Ok? Tutto bene fin qui? Altro esempio. Y uguale alla radice di 3 meno x. Questa è una funzione analitica algebrica irrazionale intera. Irrazionale perché? Perché c'è la x sotto segno di radice. Non ha denominatori, ma la x è sotto segno di radice di indice pari. Quindi il dominio è determinato dal fatto che io possa calcolare la radice. Non sempre posso calcolare la radice quadrata, ma è necessario che il radicando, cioè 3 meno x, deve essere maggiore o uguale a 0. Quindi x deve essere minore o uguale a 3. Per cui il dominio della mia funzione f è formato da tutti i numeri reali tali che x sia minore o uguale a 3, cioè da 3 compreso in giù. Se x è più grande di 3, non posso calcolare la funzione, perché c'è una radice. D'accordo? È tutto chiaro? Visto che ci siamo, vediamo anche il segno delle funzioni. Che significa andare a vedere il segno della funzione? Significa andare a individuare in quali valori, per quale valore della x la funzione ha un segno oppure un altro. Cioè, tecnicamente significa risolvere la disequazione f di x maggiore o uguale di 0. Mi chiedo per esempio quando è positiva. Quindi, se prendiamo l'esempio di prima,
y uguale a 2x più 1, il segno di questa funzione cioè la domanda quando è che è positiva, quando è che è negativa, lo ottengo risolvendo la disequazione 2x più 1 maggiore o uguale a 0. Metto l'uguale così so quando, anche quando è nulla. Quindi qui sposto l'1 a destra e divido per 2. E ottengo che la funzione è positiva a destra di meno un mezzo, è nulla in meno un mezzo ed è negativa a sinistra. Quindi se volessi rappresentare la tabella del segno, qui ho meno un mezzo, qui la mia funzione è nulla in meno un mezzo, positiva a destra, negativa a sinistra. Questo ha un significato anche grafico. Nel piano cartesiano, quando andremo poi a fare il grafico delle funzioni, ok, la funzione si annulla se qui ho meno 1, qui c'è meno un mezzo, si annulla in meno un mezzo. Quindi qui c'è un cambio di segno. La funzione vale 0 qui. A destra di meno mezzo è positiva, a sinistra è negativa. Quindi a destra di meno mezzo giace nel piano superiore rispetto all'asse delle x. A sinistra di meno mezzo giace nel piano inferiore, dove c'è la strisciatura, vuol dire che lì non c'è. Ok? Il segno mi aiuta a sapere in quale regione del grafico, del piano cartesiano, si trova il grafico della funzione. Qui è una retta, è facile saperlo, d'accordo? Perché è una retta, sappiamo già disegnarla. Ma è uno dei passi che mi permetterà in futuro di disegnare almeno qualitativamente il grafico della funzione. Ok? Se lo facciamo anche per l'altra funzione che abbiamo visto, l'altro esempio, la y uguale a 1 fratto x meno 1, anche qui andiamo a vederne il segno. Il dominio l'avevamo già visto, x appartenente a R con x diverso da 1. Il segno significa andare a risolvere 1 fratto x meno 1 maggiore o uguale a 0. Qui è una disequazione fratta, il numeratore è 1, quindi è positivo qualunque sia x. Il denominatore, x meno 1, è maggiore di 0 se x è maggiore di 1. Quindi andiamo a risolvere la tabella dei segni. Qui abbiamo 1, il numeratore è positivo dappertutto, il denominatore è positivo a destra di 1. In 1 non esiste perché si annulla il denominatore. Quindi avremo che la funzione è negativa a sinistra di 1, non esiste in 1, è positiva a destra. Quindi nel piano cartesiano avremo che la funzione in 1 cambia segno, attenzione, cambia segno senza annullarsi, eh? Non è che si annulla in 1. In 1 non esiste, a destra di 1 è positiva, a sinistra è negativa e quindi a destra di 1 occupa il semipiano superiore, quindi quello sopra l'asse delle x, a sinistra di 1 occupa il quadrante inferiore, quello sotto l'asse delle x. Quindi questo mi dà già un'informazione su quale parte del piano cartesiano viene occupata dal grafico della funzione. Ok? Tutto chiaro? Attenzione al prossimo punto. Serve che ripeto qualcosa? Serve che ripeto qualcosa? È il segno, no? Sopra l'asse delle x significa più, sotto è meno. Stiamo parlando della y, no? La funzione rappresentata dal valore della y, che è l'asse verticale. Quando considero punti che stanno sopra questo qui, l'asse delle y è y uguale a 0, l'asse delle x. Sopra lo 0 ho il più, sotto lo 0 ho il meno. Tutto qui. Attenzione, ripeto, al prossimo esempio, che era radice di 3 meno x, se non ricordo male.
Qui abbiamo già visto che il dominio di questa funzione era l'insieme dei numeri reali minori uguali a 3. Quando questa funzione esiste, cioè da 3 incluso in giù, quello che conta è il segno che c'è davanti alla radice. Qui c'è sempre il segno più. Quindi dove posso calcolare la radice, questo è il suo segno. Quindi l'aver fatto il dominio automaticamente in questo caso specifico mi informa anche sul segno. Non ci sono punti in cui la funzione è negativa, perché dove è negativo il radicando, la funzione, attenzione, non esiste. Quindi graficamente cosa significa? Significa che prendiamo il piano cartesiano x, y, qui ho il numero 3, ok? La funzione a destra di 3 non esiste, non c'è né sopra né sotto, perché la regione a destra di 3 è esclusa dal dominio. A sinistra di 3 invece la funzione è positiva, quindi sta sopra l'asse dell'x, quindi esclude tutta la parte sotto l'asse dell'x. E in 3 la funzione si annulla. Perché se x vale 3, y è 0. Adesso c'è né sopra né sotto, non posso calcolarla. Mentre a sinistra è positiva, perché dove esiste la radice ha il segno che ha davanti, che è più. Sotto non c'è. Certo, sotto è la regione negativa. Ok? Perché se io do a x un numero più grande di 3, non posso calcolare la funzione perché avrei un numero, la radice di un numero negativo. Se x fosse 3,1, avrei la radice di 0,1, di meno 0,1, che non c'è, non esiste. Non esiste la radice quadrata di un numero negativo. Quindi là non posso calcolarla. Quindi non è né più né meno. Allora la y è 0. E lì va bene. Cioè, va bene, è calcolabile, perché infatti il dominio è x minore o uguale a 3. 3 va bene, cioè 3 è accettabile come valore, d'accordo? Sì, certo, infatti mi chiedo quando f di x è maggiore o uguale a 0, così so anche dove si annulla, ok? È tutto chiaro? Procedo, vado avanti, dimmi? Certo. Vediamo questo altro esempio. Immaginate questa funzione, questa è anche una funzione analitica, algebrica, irrazionale, intera. Anche qui ho una radice. Ok? Però il radicando è di secondo grado. Quindi il dominio, come abbiamo fatto prima, è fissato da 1 meno x alla seconda maggiore o uguale a 0, perché se fosse negativo non potrei calcolare la funzione. Ok? Quindi qui devo risolvere una disequazione di secondo grado che mi dà il dominio della funzione. Quindi posso farlo in tanti modi. Posso usare la parabola, posso usare la scomposizione di fattori, come preferite. Ok? Qui, se volete, mi accorgo subito che ho un prodotto notevole, una differenza di quadrati, lo compongo in 1 meno x, 1 più x, ho i due fattori, 1 meno x è maggiore o uguale a 0 se x è minore o uguale a 1, 1 più x è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a meno 1, e quindi ho la mia tabella dei segni, meno 1, 1, quindi ho 1 meno x che è positivo a destra di 1, si annulla in 1 e negativo a destra, 1 più x che è positivo a destra di meno 1 e si annulla in meno 1. Quindi avremo che 1 meno x alla seconda è positivo tra meno 1 e 1, si annulla in 1 e meno 1 ed è negativo a destra di meno 1, di 1 e a sinistra di meno 1. Quindi il dominio è questo intervallo. Quindi il dominio della funzione f appena vista è l'insieme di tutti i numeri reali,
tra meno 1 e 1 con meno 1 e 1 compresi. E in questo intervallo la funzione non segno più perché c'è un'unica radice. Quindi dal punto di vista grafico posso dire che la mia funzione ha un dominio tra meno 1 e 1. E qui tracciamo due rette verticali che delimitano il dominio. Quindi non esiste né a destra di 1 né a sinistra di meno 1. Mentre tra meno 1 e 1 la funzione è positiva, quindi ha un segno più, quindi si trova nel semipiano superiore delle x. Il meno 1 e in 1 si annulla. Quindi in realtà qui possiamo dire anche qualcosa di più. Ci siete? Torniamo, qualche dubbio? Torniamo a come è fatta la funzione. Rosso vuol dire che è proprio vietato. Verde per il segno. Dove c'è rosso significa non è né positiva né negativa, proprio non esiste. Invece dove c'è verde significa che sotto non sta, ma sta nel semipiano di sopra. Cioè da qualche parte c'è, ecco, per dirla terra a terra. Mi sa sopra la Sì. sinistra. Facciamo un passetto indietro. Torniamo alla funzione y. Lo studio del segno mi dice, attenzione, la tua funzione esiste solo tra meno 1 e 1, scusa, in questa regione qui, ok? Mentre a destra di 1 e a sinistra di meno 1 non è calcolabile, quindi non sta né sopra né sotto il grafico. Quindi lo stile del segno e il dominio combaciano. Sono l'uno completa l'altro, se vuoi, ecco. Quindi anche lo stile del segno è meno 1 minore No, qui in realtà una volta che ho fatto il dominio, siccome ho una radice sola, una volta che so, quando so se questa esiste, so anche il suo segno perché davanti ho solo un più. D'accordo? In realtà io sto studiando il segno del radicando che mi informa sul dominio. Ok? obbligatoria la tabella. Se vuoi fare uno studio completo, sì. Altrimenti non ne puoi interpretare il segno. Torniamo a come è fatta la funzione. Radice di 1 meno x alla seconda. Questa in realtà è una funzione che conosciamo molto bene, perché eleviamo al quadrato e portiamo x a sinistra. Cosa otteniamo? Questa è una circonferenza di centro 0,0 e raggio 1. Quindi questa è una curva nota in realtà. Ma siccome, quindi la ottengo semplicemente risolvendo l'equazione di una circonferenza di raggio unitario e centro 0,0, risolvendo rispetto a y. Se tengo la parte più, significa che prendo solo la semicirconferenza superiore, quindi volendo farne il grafico, qui c'è meno 1, qui c'è 1, la nostra funzione è esattamente questa. Il fatto che l'equazione è questa. È l'equazione standard di una circonferenza. Prego. Rilevando la seconda, Sì. In l'abbiamo ridotta in forma normale. forma razionale, senza radice. Vi ricordate che esattamente l'equazione di circonferenza qualsiasi circonferenza nel piano cartesiano è x alla seconda più y alla seconda più ax più by più c uguale a 0. E qui abbiamo una circonferenza con A che vale 0, B che vale 0, C che vale meno 1.
oppure se preferite meno 2 alfa x meno 2 beta y più gamma uguale a 0. Quando un'equazione di secondo grado in x quadro y quadro senza x per y, quella è una circonferenza. Quindi possiamo fare anche il grafico. Ecco che vedete come mai non c'è né a destra di 1 né a sinistra di meno 1 c'è il grafico, che tra meno 1 e 1 il grafico è positivo, perché quando risolvo questo rispetto a y, prendendo la radice, prendo solo quella col segno più. Altrimenti potrei avere la parte superiore, questa, che è il segno più, mentre quella inferiore, questa, la ottengo prendendo il segno meno. Quindi avrei y uguale a più o meno radice di 1 meno x alla seconda. Il più è la parte superiore, il meno la parte inferiore, rispetto allo 0. Ok? In realtà di questo potevamo fare anche il grafico. Quindi il grafico di quella funzione sarebbe quello È la di parte in blu, sì. quindi non è essenziale che io faccia anche la parte nera per No, se non risolvere. c'è il meno, no. Ok, nel caso in cui ci fosse il meno devo fare tutto. Sì, oppure hai questa. In questo caso hai la circonferenza completa. Ci sono domande? Riusciamo a fare ancora un esempio? Vediamo se trovo qualcosa dal libro. Eccolo qua, proviamo questo. Prendiamo questo qui, per esempio, ma cominciamo con uno più semplice. È una funzione fratta, x alla seconda più 1 fratto 2x più 5. Ci sono domande? Immaginiamo di avere questa funzione. Ma cominciamo col classificarla. Questa è analitica, algebrica, razionale, fratta, brava. Se poi la porto in forma intera, vedo che è di grado 2, di secondo grado, perché ho il termine x per y che è di secondo grado e il termine x alla seconda che è di secondo grado. Qual è il suo dominio? A saperlo. La parola magica è fratta. Quando è fratta, automaticamente per il dominio significa denominatore, no, diverso da zero. Il denominatore può benissimo essere negativo, non c'è problema, ma non deve essere nullo. Allora, per far questo, normalmente io preferisco suggerirvi questa strada. Prendo il denominatore, che in questo caso è 2x più 5, e mi chiedo se c'è qualche x che lo rende nullo. La risposta è sì, x è uguale a meno 5 mezzi. Questo valore va vietato, perché rendendo nullo il denominatore mi rende incalcolabile la funzione. Quindi il dominio della nostra funzione sarà tutti gli x reali, escluso meno 5 mezzi. Ecco, perché mi chiedo se c'è qualche valore dell'x che lo rende nullo. E dopo lo butto via. Ok? quando devo scrivere il dominio, scrivo sempre che ogni x appartenente a R, a parte se x Quello che invece. annulla il denominatore. Se non trovo nessun valore che annulla il denominatore, vuol dire che tutti gli R vanno bene. Quindi dominio In questo uguale caso, perfetto. Fatto il dominio, ci manca il segno.
Per studiare il segno prendiamo la funzione x alla seconda più 1 fratto 2x più 5 e lo mettiamo maggiore o uguale a 0. Una disequazione razionale fratta, il numeratore x alla seconda più 1 è maggiore o uguale a 0 per qualsiasi x, perché è una somma di quadrati. X alla seconda più 1 non si scompone, o se preferite calcolate nel delta trovate meno 4, quindi è sempre positivo. Il denominatore 2x più 5 è maggiore di 0 se x è maggiore di meno 5 mezzi. E quindi metto insieme le due informazioni sul segno del denominatore e segno del denominatore. Io ho meno 5 mezzi, il numeratore è sempre positivo, il denominatore è positivo a destra, negativo a sinistra, il meno 5 mezzi si annulla, quindi è vietato, quindi ho meno, non esiste, e più. Quindi la funzione è non calcolabile, meno 5 mezzi, positiva a destra di meno 5 mezzi, negativa a sinistra. Quindi il significato grafico di questo è il seguente. Disegniamo il piano cartesiano, qui ho la x, qui ho la y, qui ho meno 1, meno 2, meno 5 mezzi capita qui circa, quindi qui la funzione non esiste perché annulla il denominatore, a destra di meno 5 mezzi è positiva, quindi la parte sotto non è occupata dal grafico, a sinistra è negativa, quindi la parte sopra non è occupata dal grafico. E abbiamo concluso lo studio del segno. Perché a destra di meno 5 mezzi la funzione ha un segno più, quindi si trova nel semipiano superiore rispetto all'asse delle x, per cui butto via il sotto che dove non c'è. A sinistra di meno 5 mezzi è negativa, quindi butto via la parte sopra dove la funzione non si trova, perché è negativa. Quindi nello studio del segno per essere positivo la x deve essere maggiore di meno 5 mezzi. Esattamente. La funzione y è positiva se x è a destra o maggiore, se preferite, di meno 5 mezzi. In meno 5 mezzi la funzione non c'è, non è calcolabile. A destra, no, perché il rende nullo il denominatore. A sinistra invece è negativa, quindi sta sotto l'asse delle x. Quindi butto via la parte sopra. Ok? Perché a sinistra invece 5 mezzi la funzione è negativa. Quindi non sta sopra, sta sotto. La parte barrata è quella dove la funzione non c'è. No, meno 5 mezzi è il valore che discrimina i due. A destra di meno 5 mezzi la funzione è positiva, a sinistra di meno 5 mezzi la funzione è negativa. Quindi sta sotto l'asse delle x, a sinistra di meno 5 mezzi, sta sopra l'asse delle x, a destra di meno 5 mezzi. È tutto chiaro? Riusciamo a fare un altro esempio? Prendiamo questa per esempio. Y uguale a frazione x più 1 numeratore e anzi x meno 1, scusate, e al denominatore x alla seconda più 2x più 4. Questa è una funzione analitica algebrica razionale fratta. Di grado 3,
Questo è di terzo grado, perché se moltiplico per il denominatore ho y per x alla seconda che è di terzo grado. Ok? Il dominio. Il dominio, siccome è fratta, prendo il denominatore x alla seconda più 2x e più 4 e mi chiedo se per qualche valore della x è nullo. La risposta è no, perché il delta vale 4 meno 16 che fa meno 12 che è negativo. Quindi questa equazione è impossibile, cioè non ci sono valori che annullano il denominatore. Quindi non esistono x che la annullano, per cui il dominio di questa funzione è tutto R. La posso sempre calcolare dovunque. B alla seconda meno 4ac viene meno 12. Se il delta è negativo, questa equazione non ha soluzioni. Quindi non trovo valori da buttare via, perché nessun valore annulla il denominatore. Quindi vanno bene tutti i valori per la x, tutto R. Perché il denominatore non si annulla da nessuna parte. Per cui ok, quindi il dominio è tutto R, quindi questa frazione non avrà mai significa, scusate, l'avverbio di tempo forse non è appropriato, per nessun valore della x questa funzione avrà denominatore nullo. Quindi la posso calcolare per tutte le x, posso mettere al posto della x qualsiasi valore voglia. Non troverò mai una frazione con denominatore nullo. Perché? Perché il denominatore è un'espressione di secondo grado con un delta negativo. D'accordo? Il dominio è tutto R. Vediamo il segno. Riprendo la funzione. X meno 1 fratto x alla seconda più 2x più 4, mi chiedo quando è che è maggiore o uguale a 0. Disequazione fratta, numeratore x meno 1 è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a 1, il denominatore l'abbiamo appena visto, x alla seconda più 2x più 4 è maggiore di 0 per qualunque x, perché ha un delta negativo e una a positiva. Questa a, un suo delta è negativo e a che vale più 1 è maggiore di 0. Quindi ha sempre lo stesso segno, che è più, dato che a è positivo. Quindi la disequazione mi dice che l'unico valore in cui succede qualcosa è l'1, il numeratore è negativo a destra di 1, si annulla in 1, è positivo a destra, il denominatore è positivo dovunque. Quindi la funzione è negativa a sinistra di 1, si annulla in 1 e positiva a destra. Per cui nel piano cartesiano ho due regioni importanti, quella a sinistra e quella a destra di 1. Qui mettiamo l'1. In 1 la funzione cambia segno annullandosi. A destra di 1 è positiva, quindi occupa il piano superiore, a sinistra è negativa. E quindi butto via la parte superiore e in 1 si annulla. Ok? Perché vedi che se x vale 1, y è 0, perché si annulla il numeratore. Attenzione, nei punti, nei eventuali punti in cui si annullasse sia il numeratore che il denominatore, quel punto comunque non fa parte del dominio, perché il denominatore non deve essere 0, il numeratore può fare quello che vuole, ma il denominatore no. Quindi se trovo 0 sia sopra che sotto, succederà qualcosa di speciale che però vedremo a breve, comunque quel punto non è nel dominio. Ok? Bene, credo che per oggi ci fermiamo qua.